Ciao a tutti cari amici, con voi Arishev e con me oggi Sapik! 1, 2, 3, 4. E probabilmente avete già capito tutto da soli, ragazzi e ragazze. Sono le 3 del mattino e siamo arrivati al McDonald's. Ecco ragazzi, guardate, siamo qui per comprare cosa, Sapik? Per comprare cosa? Happy Meal alle 3 del mattino della famiglia Cartoon Cat, Cartoon Dog, Cartoon Mouse e molti altri cartoon personaggi. Ragazzi, c'è anche Cartoon Ship, Cartoon Red. E c'è solo un'incredibile famiglia di cartoon. Artyom, forza, sto sgasando. Abbiamo bisogno di andare più veloce perché il tempo è poco. Ci sono 6 o 7 Happy Meal probabilmente. Lì, a proposito, ho letto sui siti web che c'è anche una linea speciale di giocattoli, capito? Sì, senti, dobbiamo vedere. Ora va bene, l'importante è fare in tempo. Qui c'è una piccola fila qui. Veniamo sempre al McDrive perché è sempre aperto 24 ore e qui di notte puoi comprare assolutamente qualsiasi cosa. Ciao, potrei avere per favore la collezione Happy Meal della famiglia di Cartoon Cat alle 3 del mattino? Ordinato, ordinato, Sapik, ce l'hai fatta di nuovo. Spero che questa volta senza alcun incidente andremo. Prenderemo i nostri Happy Meal, nessuno ci attaccherà. In questo momento Sapik pagherà. Ciao, con la carta. Ragazzi, guardate, a Sapik hanno persino dato uno scontrino. Lo mettiamo con gli altri pezzi di carta, dai. Ecco qui, dai. Ragazzi, ci hanno detto di aspettare al parcheggio, quindi andremo lì. Artyom, ma si sono dimenticati del nostro ordine o cosa? Ascolta, Sapik, non lo portano più, mi sa, capisci o no? Forse questa linea non esiste affatto, Follia! Come sono finiti qui? Aspetta, aspetta! Come sono finiti sul cofano? Ascolta, non si è avvicinato nessuno, eravamo proprio qui, accidenti! Ascolta, Sapik, forse è meglio se ce ne andiamo, Forse stanno cercando di farci uscire dall'auto in questo modo, sai? Ascolta, non portiamo via questi Happy Meal! Artyom, non avere paura! Sì, Sapik, sì, accidenti! Va bene! Prendilo, forza, dai, veloce, torniamo in macchina. Ragazzi, ecco, allora andiamo subito, dai, scasa via da qui. E accidenti, questi video registrano sempre loro, ogni ora. La cosa principale è arrivare allo studio, cavolo, andiamo. Casa, Sapik, dai. Siamo già arrivati allo studio e vediamo quante di queste scatole abbiamo. Sapik, suggerisco di iniziare con il personaggio meno popolare di tutta questa formazione. Tutti conoscono Cartoon Cat, Cartoon Dog, Cartoon Mouse. Se ci sono ancora domande con questo, ma Cartoon Ship, ne sono sicuro, quasi nessuno lo conosce, lo capisci? Ragazzi, lo sapevate insomma che c'è una pecora cartoon? Una pecora della famiglia Cartoon Cat! Beh, della famiglia probabilmente dei cartoon o come si chiamano. Ma secondo me questo è Cartoon Rabbit, il meno popolare. Ma Cartoon Ship, ok, apriamolo. Ora proviamolo ad aprire. Cavolo, Artyom, non si apre, io non ci riesco. Sapik, certo che non puoi aprire questo Happy Meal, perché qui c'è un pulsante rosso iscriviti. Blocca tutto. Ragazzi, per favore, scendete sotto questo video, premete il pulsante rosso e rendetelo grigio, in modo da poter aprire questo Happy Meal con Cartoon Ship. Clicca proprio adesso, perché non possiamo nemmeno iniziare il video. 3, 2, 1. Ecco, guarda Sapik, si è aperto da solo. Pazzesco, adesso vediamo cosa c'è dentro. Iniziamo con la figura. Sapik, guarda. Cos'è? Bellezze, guardate che figura grande. Sì ragazzi, è davvero pesante. Mostra agli spettatori bene sullo schermo. È la cosa più interessante, guarda. Si piega. Ogni braccio e ogni gamba si muovono assolutamente. Assurdo. Possiamo metterlo così su uno scaffale. Anche la testa gira. Pazzesco, Artyom. Guarda, cosa ho trovato qui? Cosa si può trovare in Happy Meal? O patate fritte o hamburger con pollo manzo? È qualcosa di fantastico! È un hamburger con una specie di panino bianco che si spriciola. Ma questa è una meringa, sembra! Questo è un riferimento alle pecore! Perché Cartoon Ship è essenzialmente una pecora! Personalmente non ho mai visto un hamburger del genere!
So anche, ad esempio, c'è il sushi ordinario e il sushi dolce, ma un hamburger normale e un hamburger dolce non l'avevo ancora incontrato. Questo è proprio fantastico, provalo. Senti, non mi piacciono le cose particolarmente dolci, specialmente se è un hamburger, quindi puoi semplicemente mangiarlo completamente tutto e dire ai nostri spettatori come ti piace. Senti, beh, la carne è così così, mentre il pane è buono e dolce. E gli occhi commestibili sono questi. Penso che li terrò per dopo, la cosa principale è che non si sciolga, perché mi sembra che si sciolga come la neve. Secondo le preferenze di gusto, per favore dimmi come è il sapore e cosa c'è lì. Una foglia di lattuga che ho visto, ketchup, formaggio. Sì, ragazzi, vi mostrerò tutto. In questo momento apriamo il panino. Qui ci sono gli occhi ancora sugli spiedini. Sembra un mini hamburger. Ecco il formaggio, la cotoletta. C'è anche una crema bianca e del ketchup e naturalmente una foglia di lattuga e un panino. È davvero notevole che questo Happy Meal sia carino con Cartoon Ship. E abbiamo un hamburger dolce e c'è solo un sacco di fieno nella scatola. Cioè, vedi, McDonald's fa riferimenti a ogni personaggio. Qui ad esempio c'è molto fieno. E guarda, Safi, cosa c'è ancora? Arzio, qui invece delle patate c'è dello zucchero. È buono? E se è un veleno di qualche tipo? Ma che tipo di veleno può avere una pecora? Senti, a me non piace molto lo zucchero. Ho già mangiato quel delizioso panino. Pertanto lo zucchero solo se lo metti nel tè. Prova almeno un cubetto. Perché è particolare. È salato cosa? Prova! È davvero salato. Penso che sia una specie di sale per il bagno delle pecore, gente. Ma che pecore, dannazione. Hai visto Cartoon Ship? Ha un bagno lì probabilmente con questi aggeggi. Riassumiamo, avevamo una statuetta davvero bella qui, un hamburger di meringa, un sacco di fieno e c'era zucchero al posto delle patate. Artyom, ma dov'è il giocattolo? Dov'è il giocattolo, Artyom? Questo personaggio Cartoon Rabbit, lo ripeto già più volte e non sapevo nulla di lui. Ecco, Safi, sapevi che esiste una lepre o un coniglio della famiglia Cartoon Cat? Certo che lo sapevo, lui, eccolo qui. Guarda che bocca che ha. Questa sua foto mostra direttamente la sua intera essenza. Ha le stesse zampe di tutta la famiglia Cartoon. Enormi denti con i quali morde. E gli occhi, che a volte si riempiono di sangue. Ok, Artyom, smettila di parlare, apriamolo, dai. Sei a conoscenza di Cartoon Rabbit? Allora, perché non abbiamo sul canale un video? Il mio drone ha filmato Cartoon Rabbit. Perché io non voglio catturarlo. Guarda che denti che ha. Prima di questo nessuno aveva tali denti. Ed è il più assetato di tutta la famiglia. Apriamolo, smettila di parlare, dai. No, ragazzi, se confrontiamo con Cartoon Mouse, Cartoon Mouse è davvero una specie di guarda un po' più calmo e tranquillo, vedi? Voglio davvero vedere cosa ha. Sì, Safik, sei un esperto di hamburger per noi, quindi provalo. Fantastico. Guardate, ragazzi, accidenti, questo cos'è? Questo è un hamburger di pelo, Safik! Brutto. Devi solo provarlo! È puzzolente! Ho provato l'ultima volta le patate con i capelli di Jeff! E il verme ho mangiato! Gente, beh, è solo brutto! Qui, oltre a questi capelli e una foglia verde, non c'è niente praticamente! C'è una salsa molto gustosa e con il ketchup, ragazzi, il life hack è reale! Prendi qualsiasi cibo, versi il ketchup. Oh, se anche la pasta è stata bollita 3 giorni fa. Di solito la mangio sempre con il ketchup o con la maionese più o meno. Perché la lana? Sei totalmente fuori, basta. A proposito, è delizioso, ma non si può masticare. Forse come lo zucchero filato. Senti, dai, proviamo. Bello, so che è davvero delizioso. Beh, te lo dicevo io. È impossibile masticarlo. Safica tutta la bocca piena di capelli. E poi ci sono ancora le orecchie, è vero, una è caduta un po', ma l'hamburger è molto tematico. Non è chiaro solo perché la lana sia bianca se lo stesso Cartoon Rabbit è nero. Forse la sua lana, insomma, da altri posti? Senti, non lo so, ma la salsa di questo hamburger è semplicemente una bomba. Safi, in realtà i coniglietti hanno un mantello bianco altrove. Sì, le lepri sono tutte bianche, Cartoon Rabbit è nero, ma ha anche delle tracce bianche come una lepre normale. Guarda qui cosa c'è ancora. Invece delle patate, le carote. Al McDonald's, a proposito, ho visto che le carote sono in vendita. Questo set di Happy Meal è probabilmente uno dei più tematici, perché è chiaro che ogni scatola è direttamente assemblata con amore. È proprio il massimo che abbiamo qui. Guarda, coniglio Cartoon, hamburger con orecchie, lana e carote.
E qui c'è anche la cacca di Cartoon Rabbit. Ah sì, insomma, mi sembra che capisco che sono rappresentati sotto forma di cereali Nesquik. Fantastico, guarda Artyom, è un giocattolo. A proposito, davvero, guarda, mi ha fatto un mucchio. Guardate, gente, giocattolo a grandezza naturale, di dimensioni serie come una vera lepre della foresta. Belli giocattoli. I giocattoli a tutti gli effetti sono enormi e fantastici, che tanto più le braccia si muovono, le gambe si muovono, puoi piegarle come preferisci. Questo è davvero alto livello. Safik, vuoi che filmiamo tipo Bambola Voodoo di Cartoon Rabbit? Cartoon Mouse è un personaggio più familiare perché Bruno stava girando un video su di lui. Non l'abbiamo girato noi, certo. Ragazzi, cosa pensate che ci sia lì dentro? Probabilmente, dato che è un topo, dovrebbe esserci del formaggio, vediamo. Perché prima di allora tutti gli Happy Meal erano a tema. Sì. Il coniglio aveva le carote, la pecora aveva il fieno. Ma cosa potrebbe trovarsi nell'Happy Meal di Cartoon Mouse stesso, ragazzi? C'è formaggio al 100% con i buchi, te lo garantisco. Formaggio con i buchi! Ragazzi, scrivete subito nei commenti cosa pensate che dovrebbe esserci lì dentro. E cosa metteresti lì tu stesso, nell'Happy Meal di Cartoon Mouse? Apri. Cosa c'è? Vedi qualcosa? Commenta, Artyom! Ah! Cosa è successo, Artyom? Ah, Safik, dannazione, quella stupida, toglila! Calma, calma, lo metto a posto. Mi dispiace, ti prego, Artyom, non volevo. Sai chi sei? Sei un folle. Sì, perché sono folle? Ti sei fatto male? Ragazzi, due volte, prima un dito, poi l'altro. Mi dispiace, per favore, Artyom. Gente, qui invece delle patatine fritte ci sono delle trappole per topi. Mi dispiace, Artyom, non volevo. Sappi che se avessi spaccato le mie dita, pensi anche quando lo fai o cosa, eh? Senti, beh, ma anche tu sei furbo a mani nude a cercare lì dentro. Forse ci sarebbe stato un topo. Nello stesso... Sia un Happy Meal, cosa potrebbe esserci? Bene, bene, come vedi qui ci sono delle vere trappole per topi che possono colpire molto duramente. Ci sono due hamburger. Sordimento, quanto sono belli, ragazzi, guardate. Oh, guarda, tre hamburger. Guardate, veramente, sono davvero fantastici. La cosa principale è che non ci siano escrementi di qualche tipo. A quanto pare questo è dovuto al fatto che Cartoon Mouse è essenzialmente un piccolo topo. C'è una pecora e così, ben una lepre più o meno. E il topo è piccolo, Cartoon Mouse. Senti, non è una cacchetta di topo? Sì, no, è formaggio. Dai, prova, sembra veramente buono. Gusto insolito, qualche... sembra delizioso. Ma come se fosse stantio. No, ma c'è molto formaggio. Ah, Safik, non è nuovo. È come non fresco proprio. Ma sono buoni gli hamburger, cosa fai? Safik, è davvero come se fosse andato male. Non lo mangiamo, dai. Io... poi ti afferrerà lo stomaco. Non puoi sul canale per una settimana forse filmarti. Ma io sarò in bagno però. Quindi sì, ragazzi, c'era una storia. Il cibo è stato distribuito gratuitamente a un buffet. Safik ne ha mangiato così tanto che poi è rimasto avvelenato. Artyom, fin da bambino mi riempivo la bocca con questi piccoli aggeggi di salsiccia quando c'era una degustazione. E io ero pieno. Beh sì, è sempre stato delizioso. Guarda, ho preso una figura, ecco. Fai vedere, ragazzi. Quel Cartoon Mouse è un atleta, gente. Tutti iniziano a camminare così in estate, ho notato. Ecco, Safi, guarda. Senti, qui. Ma cosa è successo con il suo orecchio? È normale il fatto che abbia un orecchio rosicchiato? Cartoon Mouse è un topolino. Può essere cacciato sia da Cartoon Cat che da Cartoon Dog. Ecco la sua fotografia. Quindi è chiaro che ha bisogno di scappare costantemente. A quanto pare una volta lo ha colpito. Scrivi nei commenti chi pensi che abbia morso l'orecchio di Cartoon Mouse, Cartoon Cat o Cartoon Dog. Ragazzi, guardate, qui abbiamo un formaggio con dei buchi. Questo formaggio... che puzza, sì, che fa. Sì, è sempre puzzolente, mia mamma compra sempre un tale formaggio. Ragazzi, provate ad annusarlo nel negozio. A proposito, annusare gratuito. Formaggio, ecco, è davvero proprio... bene, odora come dei piedi, molto contrario. Questo non è super. O questo... senti. Vabbè, in realtà i piccoli hamburger non piacevano. E al formaggio non piaceva il giocattolo, come sempre fantastico. Ma questo è il ripieno in termini di cibo di Cartoon Mouse. Come per un topo, insomma. Gli hamburger sono i migliori, ragazzi. Ma qui non c'è più niente. E penso che dobbiamo procedere con Cartoon Dog. Happy Meal con Cartoon Dog. Stiamo già arrivando ai finali, boss.
Safik, non bussare ai mostri finale di questo numero. Vediamo cosa c'è dentro l'Happy Meal. Cos'è stato quel suono, hai sentito? Come se... dai, girati, filmalo. È come se qualcosa fosse caduto dietro lo schermo. Pazzesco, Artyom, cavolo, stiamo arrivando alla fine e sta succedendo qualcosa di incomprensibile. Ok, Safik, andiamo a vedere. Andiamo semplicemente, restiamo l'un con l'altro. Sì, dai. Forse solo la finestra si è aperta e basta. Vai per primo, semmai, e io per ultimo. Cosa c'è lì? Ragazzi, abbiamo sentito un suono nel nostro magazzino. C'è qualcuno qui? Forse hanno lasciato qualcosa? Pronto? Au! Allora, qui non c'è niente, dai, andiamo. Sì, sembra che ci sia sembrato il vento, forse, una brutta folata di vento. Tuttavia il tempo oggi non è molto buono. Sembra che non ci sia nessuno nel nostro magazzino. Ecco solo gli oggetti di scena per il video e basta. Bene, si è rotto. Dai, lo aggiusto, veloce. Andiamo a vedere gli Happy Meal con calma e poi torneremo a casa. Bene, fatto, riparato. Andiamo via da qui, dai. E poi fa molto freddo. Dai, cos'è questo? Nelle patatine fritte, più precisamente nel pacchetto di patatine fritte, ci sono vere ossa! I cani! Wow, fa proprio schifo! Come le rosicchi, sai cosa, un cane? Safik, sono decorative! Guarda, l'osso è proprio come nel cartone animato! Sei sicuro che non sei un cane? Sono umano, ma questo è sotto forma di biscotti! Esattamente! Qui non ci sono biscotti, è cibo per cane, cavolo, per cani! Guarda che piccolo hamburger! Oh! Probabilmente qui... Oh, pezzo di carne! Ragazzi, non pensavo che potesse esserci! Ho pensato che naturalmente se questo è Cartoon Dog, allora beh, è un cane, quindi ci sarà carne cruda! Pensavo che la cotoletta nell'hamburger non sarebbe stata cotta! O un po' cruda, insomma, o forse ci sarebbe stata una bistecca di sangue. E qui invece di un hamburger c'è un enorme pezzo di carne cruda. Senti, questa è veramente una schifezza. Certo, la cosa logica è che questo cane sia felice e carino, ma... Safik, proviamone con te almeno un pochettino. No, io non lo faccio. Safik, è necessario per gli spettatori. Sì. Dobbiamo assolutamente provare tutto per loro. Ma neanche gli interessa a loro. Ragazzi, scrivete nei commenti se siete interessati o no. O in generale se questo fa schifo. Perché la stai mangiando? Anche la cacca di cane. Nessuno è interessato a questo, capito? Ascolta, Safik, penso che non sia male. Dai ragazzi, guardate, la mangio semmai. Prova. Io non voglio, ricordo. Dai, che a scuola mangiavi la terra e per te era tutto normale. Quindi provalo, cosa? Io non ho nessuna intenzione di ficcare quella cosa in bocca. Bene, Safik, dai, per gli spettatori. Non lo mangerò, basta. Altrimenti sarai un pisellino come Kabikov. Bene, mangia. Kabikov è un mio amico. Bene, Safik. Sì, io e Kabikov. Oh, ecco. Bene, Safik ha mangiato con me. Allora, cos'altro c'è? Vediamo il giocattolo. Guarda quali sono le braccia strette di Cartoon Dog! Senti, questo è proprio... sembra pure più piccolo degli altri personaggi che abbiamo visto, secondo me. Sì, no, guarda, è così enorme, ecco, guarda, ha solo una mano lunghissima! Quasi come la mia, ma un po' più piccola! La carne in generale era deliziosa. Sì, te ne è rimasta pure un po' sulla mano. Certo, una tale delizia, gente, carne cruda. A me questa schifezza non è piaciuta. Sei solo pazzo, Artyom, i tuoi gusti fanno schifo. Ok, guarda, qui a quanto pare non solo questo giocattolo Cartoon Dog va... c'è questo... è una museruola, hai visto? Questo è Happy Meal, ma è un giocattolo. Se forse qualcuno, beh, ha un cane, sarà molto rilevante. Puoi comprare un Happy Meal di Cartoon Dog e un guinzaglio ti andrà in regalo una... museruola. Safik, non è così che funziona. Non ti ci sta sulla testa, vero? La museruola non va bene per le persone. Guarda qui! Di nuovo cacca o cosa? Safik, tutto è per te la cacca. Probabilmente è cibo per cani. Cibo secco per cani. Cosa tu, tutta in bocca, metti tutta in bocca, è roba da cani, dai, cosa fai? Sai come la producono? Come? Preferirei non dirtelo, ma lo so, William Bruno quando aveva davvero fame mangiava quel cibo per cani. Anche se in realtà è come un grissino, prova. Non voglio. Beh, prova. No. Da almeno uno. Ma non voglio. Ma sappi. Non voglio. Gente, che pisellino. Guarda, bene, se entra in bocca in questo momento allora lo mangerò. Dai. Ecco, mangia. Non si mastica. Beh, prova. Sa di cane. No, questo è, tra l'altro, delizioso cibo per cani. Sa di cane. Si saffica come un grissino.
Cosa? Non è come i grissini. Beh, prova il mio. Non ho bisogno del tuo, vado in bagno. Va bene ragazzi, non criticate Safi, che in realtà è un ragazzo molto gentile e responsabile e anche molto intelligente. Bene, solo tutto ciò che è collegato in termini di cibo Safi disdegna costantemente. Ricordo da bambino costantemente dicevo: come mai la forchetta è così male lavata? E come mai il cucchiaio è così male? Bene, Safi ha un disgusto in generale. Ragazzi, il più importante, il più epico degli Happy Meal di Cartoon è ovviamente Cartoon Cat. Allora, apriamo? Ascolta, no! Ok, sto scherzando. Allora, lo apro io. Grazie per avermi dato questo onore. Aspetta, strano. Lo vedi? E tu cosa fai? E dov'è il giocattolo di Cartoon Cat? Sì, forse, cioè... Tieni, mangia l'hamburger per ora. Ci sono delle patate. In generale, tutto è strano, come se tutto fosse normale. L'hamburger è normale? Eh sì. Niente, senti, non c'è nemmeno nulla di interessante qui, strano. Cosa è successo, Artyom? Aspetta. Aspettate ragazzi, credo di saperlo. Qui nel mezzo della polpetta c'è cibo per gatti crudo. Eccolo, Artyom sembra che sia stato avvelenato, accidenti, è un vero schifo. È impossibile da mangiare. Senti, accidenti, probabilmente anche le patate sono fatte di qualcosa del genere. Ragazzi, quando ho morso questo hamburger ho sentito che qualcosa... Ecco, il cibo secco per cani, più o meno. E questo umido per gatti e in generale blah. Anche se l'hamburger è travestito da normale, guarda, qui è tagliato dritto come se... E questo abominio inserito. Qui c'è un giocattolo molto strano, una specie di oggetto piccolo e non hai assaggiato le patate, no? No. Se l'hamburger è lì con cibo per gatti, allora le patate non so nemmeno cosa. Ma Safik, non vuoi provare niente, dai. Certo, accidenti, sono già un esperto. Smettila di mettermi la roba in bocca. Di che cosa verrà con il video? Ragazzi, in cosa consisterà il video se Safik... Io ho già assaggiato il cibo per cani. Safik, pensa tu stesso. Non può essere un tale giocattolo nell'Happy Meal. In precedenza le figure c'erano e ora non si capisce cosa. Oh, cavolo. Sì. Ancora una volta un cortocircuito. Ma è come possibile? Quante volte ho detto qui, Mario, aggiusta quei cavi elettrici. Il telefono. Cosa? Cosa ti è successo al telefono? Aspetta. Il telefono sta laggando. Ascolta, questa cosa non mi piace costantemente. Una specie di sciocchezza. Quando... Aspetta, io lo riavvio adesso. Non si accende proprio, dammelo, non rompere il mio telefono. Nel quadro c'è qualcosa, il zio Valerio me l'aveva insegnato. Ok, Safik, ora siamo noi. Prendiamo una delle lampade. Senti, è una cosa buona che funzioni con una batteria. Andiamo, forza, attento. E rimani sempre, semmai, vicino a me. Forse prendiamo un estintore, non lo so, anche per abbattere qualcuno. Forse c'è davvero qualcuno. Perché scricchiola in modo così spaventoso? Per favore, Artyom, ti prego, resta vicino a me. Ora andiamo al quadro e ripamiamo la luce. Sembra che l'elettricità sia stata staccata di nuovo in tutto l'edificio. Perché il quadro è così lontano? Ragazzi, che paura, delirio. Per favore, mettete 100.000 like. Sì, Safik? E dov'è Safik? Devo chiamarlo. Il telefono non funziona. La luce si è accesa. Safik, dove sei? Safik, dove è andato Safik? Perché lì non si accende la luce? Ehi, Safik! Ascolta, basta scherzare, eh? Non è più divertente! Ehi! Safik! Ragazzi, guardate! Questo, il giocattolo, sembra che Safik l'abbia trovato! Questa è la figura di Cartoon Cat! E una nota, lì in mano, tutta graffiata! Non scherzate con me! Che diavolo sta succedendo? Safik, davvero? Siamo arrivati sull'autostrada 66, il giorno 6, alle 13 in punto. E quello che abbiamo imparato e visto non lo immaginavo affatto. Assurdo. Ciao a tutti cari amici, con voi Arishnev, con me William Bruno e Safik. In questo momento siamo già nel punto in cui appare l'autobus sempre spaventoso, pazzesco, ragazzi. E in questo momento siamo sull'autostrada 66. Oggi è il 6 e sono le 13 in punto. Ed è in questo momento, in questa data, che questo spaventoso autobus di clown dovrebbe apparire su questa via. E siamo pronti. Spero che questo sia uno scienziato o uno psicopatico, insomma. Beh,
Beh, è solo un pazzo, credo. È improbabile che il suo autobus esista affatto. Quest'uomo è un po' strano, ma conosce molte informazioni su questo autobus. Quindi prendetelo molto sul serio. Guardate, questo è l'appartamento numero 66. Non sembra molto buono. Ma è normale, si può parlare con lui? Sì, penso abbastanza. Buongiorno. Ci siamo scambiati messaggi su internet a proposito dell'autobus. Vi hanno seguito? No. Chi? Possiamo entrare? Entra, entra. Ora ti fisseremo un microfono in modo che tu possa essere ascoltato bene. Avete fatto tutto quello che vi ho chiesto? Sì, certo, non preoccuparti, cambieremo la voce e copriremo il viso, ecco. Andiamo. Là o là? Di là. Accidenti. Ragazzi, non potevo nemmeno pensare che questo autobus esiste davvero. Se non lo sai, allora c'è una versione americana di questo autobus. È giallo e con pagliacci spaventosi. Ragazzi, avete visto che mappa c'è qui? Questo è il percorso dell'autobus. Si capisce più o meno in che area si trova. Questa è una gag casuale o... Conosci questo clown? 2 anni fa stavo tornando sull'autostrada 66. Il 6 alle 13. Sul ciglio della strada c'erano dei pagliacci. L'autobus li stava mettendo insieme. È passato un mese e sono andato di nuovo sulla stessa autostrada. Tuttavia allo stesso tempo li ho rivisti di nuovo e ho pensato che fosse una coincidenza. Ma un mese dopo nello stesso posto ho visto di nuovo la stessa cosa. Mi sono reso conto che non è una coincidenza. Andiamo qui e vediamo. Ma ragazzi, ve lo dirò subito, usciamo dalla macchina solo nel caso più estremo. Ricordate, nonostante il fatto che ora è il giorno, questa strada è molto strana e può succedere di tutto. Perché uscire dalla macchina? E se poi invece noteremo o vedremo qualcosa di strano? Te lo dico, questo autobus semplicemente non esiste. Quest'uomo ha solo inventato una favoletta, ne sono sicuro. Beh, in sostanza sì, non vedo nessuno su questa autostrada. Ragazzi, sono convinto che questo terribile autobus esiste. Se lo vedete, non scendete dalla macchina e non provate a salirci, mi raccomando. Sì, non c'è nessun autobus, stiamo solo perdendo tempo. Potremmo giocare a qualche nascondino adesso. Fermati, Bruno, fermo, Bruno, fermo, c'è un clown. Bruno, aspetta, filma. È solo... cosa? Tranquillamente. Sì, forse sta solo andando al lavoro. Bruno, guarda. Sembra che questo pazzo non abbia mentito. Ragazzi, ce ne sono molti là fuori, guardate! C'è tutta la strada piena di pagliacci. Ragazzi, sono solo dei pagliacci. Qui quell'autobus è tutt'altro che visibile. Aspetta, abbiamo un drone sul controllo automatico. Lascialo volare, guarda. Sì, questa è una specie di delirio. Non capisco perché loro siano qui. Non c'è nessuna fermata. Qui ci sono solo tubi, la foresta, il bosco. Non lo so, forse ce ne andiamo a casa. I clown ovviamente sono interessanti. Ma sapete che da bambino non mi piaceva particolarmente il circo. Sì, Bruno, però tu non credevi di questi pagliacci e dicevi che questa autostrada non esiste. Quindi perché hai paura di questo autobus? Cosa sta succedendo? Cosa succede? Ho deciso di seguire e vedere dove andava. Un mese dopo ho iniziato a seguirlo ovunque andasse. Cosa per la quale ho pagato molto caro. Senti, io penso che sia pazzo. Va dietro i clown. Cosa hanno fatto questi pagliacci? Mi sono sentito male, non riuscivo a capire cosa mi stesse succedendo. Aiutatemi a capire, aiutatemi a risolvere questo mistero. Chi sono? Cosa fanno loro? Quindi l'autobus viaggia in questa zona, giusto? Dico? Percorre regolarmente questa strada. E i numeri, cosa significano questi numeri? 66 è il numero dell'autostrada. Il sesto giorno di ogni mese percorrono questa autostrada alle 13 di giorno. È di giorno che li ho visti proprio lì. Guarda. Vedo, possiamo andare via. Ciao. Spero che sia visibile sulla telecamera. Meglio andare. Via da qui. Miseria. Ragazzi, non capisco chi siano questi clown. Facciamo un altro giro e in generale vediamo come reagiscono a noi, insomma. Bruno, puoi anche aprire la finestra.
Basta essere sempre pronti a dare una bella botta al gas. Safik è sul nostro drone perché il controllo automatico molto spesso viene perso per ragioni che non ci sono chiare. Assurdo. Il drone si comporta molto male perché non mi sembra che sia una strada facile. Tutt'altro che facile. Questa è l'autostrada 66 e siamo sul numero 6. E insieme tutto fa 666. E quel primo clown? Non lo so, ha qualcosa tra le mani. Cosa c'è scritto? Non farlo, cosa non fare? Sta seguendo? Sì. Dai allora, gas, 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 gas. Viene da noi, guarda Bruno, viene verso di noi. Mamma mia, vai via, vai via, vai via, vai via. Sentite, sembra che siamo riusciti a seminare questo clone. Perché aveva scritto non farlo sulla tavoletta? Pensi che fosse un appello a qualcuno? Non lo so, ma perché la tiene davanti guarda, a noi? Guarda, un altro lì in piedi. Oh, riprendilo, riprendilo, qui c'è un altro clone. Smettila di farlo. Sentite, chiuderò la finestra per ogni evenienza. Smettila di farlo. Aspetta, Bruno, ci sta girando lui. Ah, cosa facciamo? Che vuole, eh? Andiamo indietro, retromarcia, retromarcia. Bruno, Bruno, basta, non sbattere contro il palo lì dietro. Adesso scappiamo da lui, andiamo. Dai, va bene, va bene, va bene, va bene. Sei stato tu a fotografare, non è una foto da internet. Questo è proprio... No, è una foto fatta da me, per la quale ho pagato grazie. Cosa è successo? Perché dici che hai pagato? La mia coscienza si è offuscata, non capisco cosa stia mi succedendo. Forse ce ne andiamo a casa. Ascoltatemi, beh, sembra spaventoso, ma è una specie di cavolata. Cosa state facendo, ragazzi? Non avevamo mai paura di niente. The Cartoon Cat, Sonic Xyz, Testa di Sirena, e ci occuperemo di questi pagliacci. Gli scienziati che hanno visto Cartoon Cat e Sonic X stanno bene. E in quest'uomo c'è qualcosa di sbagliato. Qui l'intera la strada è piena di clown. Sembra che questo autobus esista davvero. E forse quest'uomo non è pazzo. Sa solo molto. E la conoscenza è come lo sapete. Ti avverto l'ultima volta. Sta mostrando un cartello con scritto andatevene. Ragazzi, vedete anche questo? Andiamo, prima che salti nella nostra macchina, andiamocene. Vogliono dirci qualcosa. Questo appello è chiaramente per noi. Voglio dire che è un posto molto strano qua. E non capisco perché non ci credevate. Sta bloccando la strada. Guarda, guarda. Un altro, un altro. Hai fatto la tua è scelta. È meglio levare le tende, chi di ragazzi. Noi ha fatto la scelta? Io non ho fatto alcuna scelta. Diamo un'occhiata. È davvero strano avere lo stesso autobus con gli stessi pagliacci. Appare alle 13 di ogni 6 di ogni mese, ragazzi. È pazzesco. Lei come si chiama? Mi chiamo Sergio Sergetti. Aiuto. Ascoltate, non vi preoccupate, vi aiuteremo sicuramente. Troveremo questo autobus. Ora, giuro, davanti a tutti i miei spettatori, indagheremo e scopriremo cosa diavolo è successo. Mi aiuteranno. Mi aiuteranno. Mi aiuteranno. Ragazzi, non so se aiutarlo o no. Beh, è una specie di delirio. Ok, troveremo sicuramente questo autobus. Sergio, stai bene? Sì, tutto bene, tutto bene. Va bene, va bene, va bene, noi andiamo. Non serve accompagnarci. Arrivederci. Lasciate andare la mano, per favore. Non mi lasci andare. Dai, Bruno, via da qui, via da qui. Tutto bene, va tutto bene, va tutto bene, va tutto bene. Ragazzi, andiamo fuori di qui. Perché l'hai preso con te? Senti, questo l'ha fatto lui. Forse questo ci aiuterà. Ci sono almeno queste coordinate. Nord, sud. Dai, tieni. Al piano terra, al piano terra. Aiuto, aiuto. Aiutiamo. Arrivederci, Sergio. Sì, andiamolo, Bruno. Forza, forza, forza. Andiamo. Ragazzi, finora siamo rimasti qui con il nostro team perché dovevamo cambiare le batterie sul drone. C'è ancora qualche pianta e crescono dei fiori. Non capisco, qui la fabbrica proprio sotto il filo spinato e il parcheggio delle auto assolutamente vuoto. Non c'è una sola anima qui. Siamo arrivati sull'autostrada 66, il giorno 6, alle 13 in punto. E quello che abbiamo imparato e visto non lo immaginavo affatto. Assurdo. Ma no, non c'è nessun autobus perché abbiamo già guardato l'orologio. Sono le 13 e non c'è nessun autobus. Allora, da dove vengono i pagliacci? Non lo so, ma ho paura di andare da loro a chiedere. Vedi, se non credi a questa storia, vai a chiedere. Penso solo che qualcuno stia festeggiando il suo compleanno, non lo so. Aspetta!
Eccolo là, accidenti, è davvero un autobus bianco, cavolo! È lui! Questo è davvero quel bus, accidenti, riprendiamo subito il drone! Forse è solo un autobus! Ma stai scherzando cosa? Questo è lo stesso che ha disegnato quel pazzo, cavolo! Così ragazzi, la strada 66, il 6 oggi, alle 13 e punto, questo autobus esiste, davvero! Andiamo subito in macchina, ragazzi! Salta sulla macchina! Tranquillo, tranquillo, Bruno, non andare bruscamente, mantieni la distanza! Va bene! Gente, gente! Cosa c'è sull'autobus? Guardate. Ragazzi, c'è qualcosa lì. È come se qualcuno si fosse impiccato. Ci sono degli oggetti. Vedo una sega. Cavolo, è venuto a prendere Clown. Cosa sta succedendo? Che diavoleria! Il pagliaccio sta entrando nell'autobus. Questo è davvero lo stesso autobus di cui parlava quell'uomo. Ragazzi, non so quanto la telecamera trasmetta ciò che vedo in questo momento con i miei occhi, con i miei amici. Beh, è solo un delirio, è solo una follia totale quanto era capricciante. Tranquillo Bruno, non facciamoci beccare, la tua macchina è rumorosa, cavolo, sono in questo momento. Tranquillo, mi sono coperto. Avete ancora notato che su questa strada... Scatola, la scatola! Cosa? C'è una scatola Hanno lì. Buttato via una scatola. Forse non usciamo dalla macchina. Safi, dobbiamo vedere cosa c'è in questa scatola. Perché dobbiamo guardare lì, sei pazzo? Non essere così scarso. Sì, venite fuori. Sì, non toccarla, non toccare, fermati, c'è uno scheletro, cavolo. Perché è così piccolo? Perché la scatola è nera? Guardate, è un piccolo scheletro umano. Buttalo, accidenti, allora che hai bisogno di quella scatola? Forse l'hanno persa. Sai cosa ci faranno per questo? Chiaramente non l'hanno persa. Ho visto uno dei pagliacci lanciare quella scatola fuori dall'autobus. Forse hanno notato che li stavamo seguendo e hanno deciso di spaventarci in questo modo. Adesso l'autobus okay. È già lontano. Senti, l'autobus adesso se ne va. Dai, mettilo nella scatola. Dai. Ok, allora. Spero che tu sia a tuo agio lì. Siete impazziti, facciamo in fretta prima che... Ma dove? Nei cespugli? Bene, andiamo in macchina, 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 macchina. Entra, salta, entra, salta. Safik. Non dimenticare di chiudere gli sportelli. Ok, bene, le ho bloccate. Adesso chiudo anche il finestrino. In questo video cercheremo il più possibile di scoprire cos'è questo autobus e cosa c'è dentro. Un altro clown, se sei ancora qui per rintracciare questo autobus, ragazzi, assicuratevi di raccogliere 100.000 mi piace sotto a questo video. Guarda, stanno cercando di dirci qualcosa. Ragazzi, ci hanno notato cosa? Ragazzi, non lo so. Ci avviciniamo. Chiaramente vogliono mostrarci qualcosa. Questa è una follia. C'è un altro clone. Questo è un intero pagliaccio bus. Diamo un'occhiata più da vicino. Vediamo. No, non andare vicino, per favore, ti prego. Questo è un delirio, questo, non ce la faccio. Bisogna filmare tutto. Adesso con questo autobus bloccheranno tutte le strade. Oh, guardate, c'è il clown più malvagio al centro. Ragazzi, capisco che è molto difficile vedere sulla fotocamera, ma nella vita è un delirio. Ti stai avvicinando sempre di più, non puoi stare così vicino. Sì, io voglio filmarli per registrare che questo autobus esiste davvero. Io capisco che quegli abbonati sono importanti, ma cavolo, le nostre vite sono più importanti. Uno di loro sembra salutarci. Cosa significa questo? No, ci sta mostrando qualcosa. Allora, io ho preso un costume da clown per ogni evenienza nel bagagliaio adesso, sulla Camaro. Provo a cambiarmi e seguo questi pagliacci. Vuoi salire su quell'autobus? Ascolta, io proprio non lo farei. Quindi abbiamo altre scelte. Seriamente, indosserò un abito, indosserò una maschera. Nessuno mi riconoscerà. Beh, seriamente, ce ne sono un sacco. Non lo so, ma se tu, Artyom, sei pronto... C'è un intero circo. Dai, superiamoli. Cambierò i vestiti e proverò a salire sul bus con loro finché non hanno raccolto tutti i pagliacci. Dobbiamo superarli. Allora, questo è il costume. Allora, ragazzi, sta arrivando. L'autobus è molto vicino. Salite in macchina, cercate di stare un po' lontano, sul serio. Ma sei sicuro di essere pronto per questo? Ragazzi, cercherò di portare con me un'altra telecamera e vi prego di ricordare... Filma tutte le conversazioni. Sono uguale a loro? Bene, Artyom, ben fatto, va bene, forza, dobbiamo andare, dobbiamo andare. Ragazzi, ricordatevi com'è il mio costume per non perdermi tra tutti, per favore. Forza, ragazzi, andate, andate. Gente, questa è una specie di delirio. Per il tuo bene, Artyom Marishnev, vai a fare questo. Non sono sicuro di chi rimarrà vivo. Fa che funzioni, 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 fa che funzioni. Thank you.
chiamo Happy. Si chiama Happy. Diamogli il benvenuto, Happy. Ragazzi, a dire il vero ho paura, ma è fantastico che tu abbia me. Mi siedo, dai. Un po', ma da dove vieni tu? Quali giochi ti piacciono? Beh, gioco a tutti i tipi, sul telefono spesso, nella console, a 4, il pavimento è lava, spesso game. Gioca a 4? Questo va bene per noi. Fai tutto silenzio! Che cos'è tutto questo? Di cosa stai chiedendo esattamente? Sto chiedendo di questo! Cosa serve la videocamera? Io sto vloggando su YouTube in generale, filmo tutto. Voi non sapete di YouTube! Questo posto è così, tutto è facile lì. Il punto principale è che le persone che guardano questo video in questo momento fanno clic sul pulsante rosso e diventano abbonati del nostro canale. Io posso chiedere a loro, ad esempio, di raccogliere 30.000 commenti sotto questo video e lo faranno. Possono scrivere quanto sono divertenti i clone fantastici. Ma è per davvero? Potete chiedere a loro di scrivere che siete clown fantastici e divertenti, insomma. Ho capito, questa è un'ottima idea. Puoi chiederglielo, per favore? Sì, certo. Chiedi a loro di unirsi a noi il più possibile, in modo che ci siano molti pagliacci ovunque. Ragazzi, potete per favore raccogliere 30.000 commenti sotto questo video? Scrivete qualcosa di buono sul clown, per favore, altrimenti temo che siano questo o quello. Ascoltate, che cosa state facendo qui? Vedo che siete tanti qui, siete molti, insomma, questa... Queste non sono armi, sono i nostri giocattoli! Giochiamo qui a giochi diversi con questi e ci divertiamo molto, vero ragazzi? Sì! Puoi spiegare bene perché? Beh, io quando mi sono candidato mi è stato vagamente spiegato perché state andando qui. Perché hai una voce così normale? Perché? Sì, voglio dire, ho una voce molto insolita. Sono semmai ordinario come voi, ragazzi. Bisogna controllarlo. Va bene, va bene, va bene. Dici dunque che vuoi essere come noi, pagliacci? Sì, certo. Sarebbe bello. Perché, accidenti, nel mondo ci sono così tanti giochi e le persone che si divertono sono diventate poche. Sì, molto poco, molto poco. Che suggerisci? Le persone sono costantemente tristi. Le persone non si divertono. No, non è divertente. E i nuovi giochi sono pochi, giusto? Giusto, giusto. Ma io conosco un nuovo gioco, pensate. Quale gioco? C'è un gioco troppo figo. Quando lo fanno è una cosa così bella e divertente. Quando gli spettatori si iscrivono al canale. Un'idea interessante. Quando chiedi agli spettatori di iscriversi al canale e loro si iscrivono, batti la testa, dico! Mi piace questa idea! Quando si sbatte la testa è super figo! Ecco ad esempio il pulsante iscriviti! Tocca, tocca, colpisci qua! E diventa grigio! Ora la metto lì! Quando hai reso il pulsante rosso grigio, c'è uno stato d'animo quando sono pronto a tutto per i nostri abbonati. Sì, io già sento che... Come? Oh, giusto, già dei nuovi follower si stanno iscrivendo. Ragazzi, avremo bisogno di una nuova ricarica presto. E tu, hai notato? Questa macchina qui! Questa qui? Artyom, ci mostra il dito! Artyom, semmai di che non ci conosci proprio, che sei solo un clown! Sì! Questa particolare macchina! Sì, saranno dei turisti di qualche tipo, probabilmente in questo modo cercherò di salutarli, in modo che si allontanino dalla nostra comunità di clown! Sì! Sì! Ehi! Vattene da qui! Vattene! Ci sta
indicando qualcosa. È impazzito, cavolo. O si è fuso molto bene in questa festa che non possiamo nemmeno distinguerlo da un vero clown. Per favore, spero che vada tutto bene. Forza, spaventiamoli tutti insieme, andiamo. Clown, chiedo a tutti di sedervi ai propri posti. Bene, Happy. Sei preoccupato, eh? Beh, in realtà un po'. Dove stiamo andando? Non preoccuparti, ti aspetta una fantastica sorpresa, ragazzi! La sorpresa sarà così. Dovrai superare un difficilissimo rito di passaggio. Che cos'è questo rito? Non aver paura, vedrai successo. Tutti i pagliacci devono sottoporsi a questo rito. Beh, tu sei già mezzo clown, non preoccuparti, passerai sicuramente attraverso il nostro rito di passaggio. Passerà, sarai un clown. Sì, certo, pronto! Vado lì avanti! No, tu resti qua! Dobbiamo bendarti gli occhi! Perché? È necessario! Nel senso che è necessario, quindi è necessario! Forse non hai bisogno? Dove siamo? Non preoccuparti! Siedi, ricamati! E dove sono gli altri pagliacci? Ora saranno tutti al loro posto! Perché è diventato così buio? Posso andarmene? No, tu rimani qui! Posso uscire? Posso uscire? No! E la fermo! Non ti fidi di noi per caso, eh? Devi fidarti di noi! Sì, ma non vedo nulla! Calmati! Sì, nel senso che non mi fido, non pensavo che sarebbe stato così in una volta! Bene, forse rimandiamo il rito? No, non c'è modo di rimandare il rito! Il rito deve avvenire il 6! Eccoci qui! Usciamo, ragazzi, usciamo! Guardiamo la fuori! Calmati, tenetelo fermo! Come in un certo senso tenermi? Epi, calmati! Sei pronto? Sì, togliete la benda! Toglieteli la benda! Vediamolo! Ah!